Siamo in onda con ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People. Integrazione cucita a mano, a cura di Alessandro Valenti. Se ieri l'Africa era considerata la grande madre, per molti africani questo ruolo oggi lo ha l'Europa. Un'Europa che però non sempre è disposta ad accogliere e spesso preferisce guardare altrove, anziché impegnarsi in quello che accade tutti i giorni ormai nel Mar Mediterraneo. Con noi oggi, ad ANG in Radio Lazio Young Radio for Young People, ascoltiamo le testimonianze di Mohamed della Sierra Leone e Ayemisi della Nigeria, che stanno mettendo su un laboratorio di sartoria sociale che si chiama Mide. Potete dirci qualcosa di voi? Mi chiamo Mohamed Camara. Vengo dalla Sierra Leone, sono venuto qua da 2011 in Italia, quasi 8 anni in Italia, adesso vivo in Italia e poi stiamo formando un gruppo della sartoria che si chiama MIDE, Sartoria Sociale, quindi facciamo le nostre attività lì. Mi chiamo Yemisi, noi siamo insieme. Create questo progetto sociale di MIDE. Noi siamo quasi 2 anni è nato questo progetto, stiamo lavorando a questa sartoria sociale MIDE. Io sono nigeriana. Mohamed, tu da quanto tempo sei in Italia? Io sto qua in Italia dal 2011 e quindi sono arrivato a Lampedusa con la barca, da Libia, sono un sarto, da Italia veramente mi hanno dato il benvenuto e mi piacerebbe di essere qua in Italia perché anche frequentando a scuola, adesso all'università ho fatto scuola media, ho fatto scuola superiore qua in Italia, ho fatto tante cose e poi mi sono integrato in Italia. E tu hai amici? No, io sono arrivato qua nel 2009 con l'aereo, non è con la barca. Io sono venuto qua quando era incinta mio figlio. Mohamed, sei venuto in Italia perché sei scappato da qualche situazione spiacevole? Certo, io dalla Sierra Leone avevamo la guerra civile per 11 anni. Mi sono spostato, costretto di spostare dal mio paese, sono andato al Mali dove ho imparato questo mestiere di sartoria. Ero un rifugiato lì, conosciuto dall'ONU. Abbiamo aperto anche come si dice, una sartoria e poi un negozio del crema e poi siamo falliti perché non avevamo come si dice l'esperienza, questa è la mia storia proprio, non avevamo la conoscenza molto forte e litigavamo perché eravamo 6 persone. E poi quando sono arrivato in Italia ho fatto corso di imprenditoriale, quindi sono pronto. A Yemisi, hai avuto problemi di integrazione qua da noi? Cioè, quando tu lasci il tuo paese, vengo con un altro paese, non è facile. C'è tanti problemi come con bambino, non è facile. A casa, per mandare bambino a scuola, per fare la tutta cosa, non è facile. So, c'è tanti problemi. Grazie a Dio, io ho trovato la bella vita con mio figlio qua in Italia, io sono contenta per stare qua. Tuo figlio a scuola ha avuto per caso problemi di razzismo? No, guarda, la scuola di Donato, una bella scuola, no, questa cosa non c'è, perché da mio figlio, lui è da solo nero in classe di lui, tutti c'è italiano. C'è ragazzi di Bangladesh, c'è tanto, loro giocano insieme, loro fanno cose insieme. Quando era mio figlio, volevo fare festa, loro tutti vengono con lui, loro piace, il bambino loro lì di casa, e lui prende me in giro, lui ha fatto così, lui sta bene di là, lui piace per stare di là. Adesso 5 anni, perché lui fa prima, adesso lui sta in quinta, so lui è contenta per stare con loro, non c'è a scuola, questa scuola di Donato, perché c'è tanti stranieri, c'è cinesi, c'è bangladeshi, c'è indiani, c'è nigeria, c'è senegalese, c'è tanti, no, non c'è problema di razzismo a quella scuola, sì. E tu Mohamed, hai mai avuto problemi legati al razzismo qui da noi? Se posso dire la verità, sì.
certamente. Questo non è solo in Italia, i paesi primi, diciamo il mondo, c'è questa cosa sempre, il razzismo c'è sempre, i paesi occidentali, perché ho camminato tanto, però così esiste questi paesi, se qualcuno sa da dove viene e poi tu sei un straniero, un paese straniero, e queste cose succedono sempre, perché se mi posso permettere, posso raccontare un po' a scuola superiore. A scuola c'erano i miei colleghi, diciamo, non è proprio, ok, diciamo razzista, perché razzista è differenza. C'è quello che ho paura che lui sta diventando più di me, io sono cittadino, c'è quello che ha paura delle donne, c'è quello che ha paura del lavoro, tutti quanti, diciamo, come del razzismo oppure la disuguaglianza. C'erano i professori, tutti sono molto buoni, bravi, però i colleghi, studenti, perché ogni esame che facciamo prendo voto molto alto con l'aiuto dei professori, non è che sono molto bravo, però studio, impegnarmi molto. A quel punto loro stanno litigare contro di me, però vivendo qua alcune cose non devo concentrare, cose, le persone sono così, non è che sono cattivi, no. Se io posso dire gli italiani per me, non per loro, sono buoni, perché venendo con la barca, di là il mare che guida, il mare che comanda, il mare che è responsabile, non ce la facciamo niente. E il nostro tempo veramente, come la benzina è finita, alcune cose, l'acqua non ce l'avevamo, tante cose. Siamo contati una barca dentro il mare con bandiera, come si dice, Francia. Pensavamo che loro sono francesi, siamo arrivati in Francia. Loro dicono che no, noi siamo pescatori. Da dove volete andare? Noi abbiamo tante risposte, non è che da solo, perché eravamo tanti. Chi dice in Italia, chi dice in Francia, chi dice in Europa, chi dice... Io ho detto, se io posso mettermi i piedi, anche la barca tornasse in Africa, mi hanno telefonato direttamente qua in Italia, perché siamo persi. Veramente da un quarto, diciamo 30 minuti, siamo visti barche, tre. Stanno correndo per vedere come si da salvare noi. Quando ci hanno messo la coda per mettere fino a Lampedusa, veramente mi sono sceso dalla barca, ho detto grazie a Dio, ho detto grazie agli italiani, e adesso grazie agli italiani, anche alla fine della mia vita, grazie agli italiani, perché mi hanno salvato. Cosa ti manca agli amici della Nigeria? Io manco a tutti, è quello il mio paese, quando sta qua, non è anno io sto qua, devo ritornare al mio paese, mi piace, non puoi lasciare il mio paese. Io manco a mia mamma, io manco a mio figlio, io manco a tante cose di là, io manco tanto. E a te Mohamed, cosa ti manca della Sierra Leone? Quasi tutti. La mamma, perché mio padre è morto, fratelli siamo 9 e mi mancano molto, e poi la cultura, perché la cultura sempre ci sta. Però sto bene, per me qua, sto bene. Pensate di tornare a casa? Sì, molto sì, penso sì di tornare, e anche penso di tornare per aiutare gli altri, perché il mio paese è molto povero, molto povero. Abbiamo le cose, i minerali ricchi, i paesi ricchi, diciamo il suolo, perché noi siamo poveri e ci stanno gli altri. Proprio la cosa che sto facendo per aiutare, volevo diventare un dottore, però non c'è l'aiuto, la persona che mi può aiutare. Per questo sto facendo come mediatore interculturale per la coesione europea, e quindi posso mediare sul mio paese e quello dell'Occidente. Sempre quello andare, torna, perché mio figlio, lui non vuole andare a stare di là, so io non posso vai a salire di là. So quando è andata, torna, andata, torna. Salutateci con le vostre lingue. Seke, mia lingua madre, si dice Seke. Seke vuol dire ciao, non ci prenderà, come va? Yoruba. So quando vuole dire grazie, è sceo.
Due storie semplici, ma a loro modo esemplari. Confermano come l'impegno nello studio di un paese straniero o l'accoglienza da parte di una comunità scolastica possano dare sicurezza e conferme a chi abbandona la propria terra per trovare nuove opportunità. Sono cambiati negli anni i colori della pelle degli immigrati, ma le esperienze di povertà da cui fuggire per provare a costruirsi un futuro migliore sono le stesse che anche i nostri migranti, oggi sparsi per il mondo, vivevano abbandonando l'Italia nel secolo scorso. La storia, si sa, continua a ripetersi ed è solo a noi giovani che toccherà farle prendere la piega giusta, che è solo quella dell'accoglienza e del dialogo. Alessandro Valenti, ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People.